Grazie anche qui per annunciare un voto a favore, ma per specificare doverosamente che un voto a favore non è un voto a favore alla gestione dei consorzi. Questo è un voto che noi diamo a un semplice documento di ratifica, ma la nostra attenzione su quella che è la gestione dei consorzi continua ad essere molto alta. Le risposte che attendiamo sono ancora di là da venire. Ci auguriamo che la stessa attenzione sia anche quella dell'assessore Gazzolo e dell'assessore Caselli e dell'assessore Gazzolo. E a questo titolo oggi ne approfittiamo anche per sollevare la questione del voto che abbiamo portato già in aula in commissione con una serie di atti. Mi riferisco all'ordine del giorno che presentiamo e che riguarda e che sta per arrivare e che riguarda un decisivo stimolo al voto telematico. Quindi con l'ordine del giorno che tra poco verrà distribuito noi chiediamo di sollecitare i consorzi di bonifica affinché le prossime elezioni possano avvenire utilizzando modalità di voto telematico e quindi modalità di allargamento della partecipazione, valorizzando anche le iniziative realizzate attraverso l'EPIDA e società, quindi società pubblica controllata dalla Regione, a prendere in esame una radicale revisione della normativa relativa alle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica della nostra Regione, individuando sia forme sia modalità anche di informazione tali da favorire l'interesse degli elettori e anche una riduzione dei costi delle operazioni di voto. E poi sottolineo anche un'altra questione che riguarda non soltanto appunto la modalità di voto elettronico, ma tengo a sottolineare una revisione del metodo di elezione che vede al momento, sia nel consorzio che ho, di cui mi sono occupata più da vicino, sia quello di Burana, ma anche negli altri consorzi, un sistema di ripartizione delle quote del voto sulla elezione dei consiglieri che è particolarmente antidemocratica. E questo è qualcosa su cui dovremo cominciare tutti quanti ad avere attenzione perché possa cambiare velocemente. Faccio un esempio, appunto, tarato sul consorzio di bonifica Burana. In Burana ci sono 4 sezioni che sono divise in base a quanto pagano i consorziati. Appartengono alla prima sezione i consorziati iscritti a ruolo, i cui contributi complessivi raggiungono circa 3 milioni, pari al 20% della contribuenza totale del consorzio, in cui sono ricompresi i contributi che vanno da 14,98 euro a 48,72 euro. Alla seconda sezione del consorzio Burana appartengono i consorziati iscritti a ruolo, il cui contributo complessivo raggiunge l'ammontare di 4.613.468 euro, pari quindi all'ulteriore 30% della contribuenza totale del consorzio. Alla terza sezione abbiamo un contributo complessivo di quasi 4 milioni, altro 25% della contribuenza totale. Alla quarta sezione i consorziati iscritti a ruolo, il cui contributo complessivo raggiunge anche qui una quota che pare un ulteriore 25%, e in questo sono ricompresi quei contributi che vanno da 2.547 euro a 134.788 euro. Cosa significa? Significa semplicemente che circa 600 votanti eleggono 5 consiglieri nel consorzio di Burana. Allora, se 600 votanti eleggono 5 consiglieri e quindi in 600 decidono quali 5 consiglieri mettere all'interno del consorzio di Burana, restano 135.000 votanti che eleggono 4 consiglieri. Quindi noi avremo alla fine un metodo che sarebbe come se il voto di un Berlusconi, diciamo, valesse come quello di un milione di italiani. Non so se su questo siamo tutti d'accordo. A mio avviso, se non ci impegniamo per cambiare questo metodo di voto, vuol dire che siamo tutti d'accordo. È un problema, quindi, a mio avviso, si presenta ed è grave. Grazie.